Il Sollevante è arrivato a Brescia per un fine settimana nella cultura giapponese. Così, al Museo Diocesano di Via Gasparo da Salò, in città, si è svolto per il quinto anno consecutivo il Giappone nel chiostro, la manifestazione che vuol far conoscere la cultura nipponica in Italia. Una delle particolarità di questa festa, che è riconosciuta come la festa più grande dedicata al Giappone, è quella di presentare il Giappone sotto tutti gli aspetti, dal Giappone tradizionale al Giappone contemporaneo, per cui un percorso attraverso i manufatti come l'armatura alla mia spalle, che è del 1500, per cui opere d'arte antiche, alla forma di arte più contemporanea, come ad esempio quella del design. Padrino della manifestazione, Ivo De Palma, celebre doppiatore di Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco. Una cultura che noi abbiamo imparato, chi fa il mio mestiere ha imparato a conoscere una trentina d'anni fa, ma che all'epoca era una conoscenza ancora molto approssimativa. Infatti i nostri adattamenti allora non potevano, per vari motivi, essere proprio, diciamo, fedelissimi all'originale. E io adesso, devo dire, ho parecchi allievi o comunque giovani colleghi che partono proprio da quella passione lì per intraprendere il mio mestiere. Il Giappone nel chiostro nasce soprattutto con lo scopo di far conoscere questa antica cultura. Per questo il consolato giapponese, patrocinatore dell'evento, ha proposto una mostra divisa in quattro sezioni: maschere tradizionali del teatro No, diorama, giochi artigianali giapponesi e riproduzione in cera di piatti tipici. Non solo, nel grande chiostro, all'ombra del ciliegio secolare, si sono svolte dimostrazioni di arti marziali, di trucco cinematografico, laboratori di origami e nirigami, di arte calligrafica e un cosplay caffè, la pratica dell'indossare un costume che rappresenti un personaggio. Il tuo vestito è ispirato a cosa? È ispirato a un action figure di Neon Genesis Evangelion, era la versione con un kimono estivo, ho pensato che tutto sommato poteva essere adeguato alla situazione.